Ciao, lo scorso video abbiamo parlato proprio di quelle illusioni e false certezze che tu hai costruito nella tua vita, a cui magari ti sei attaccato. Ebbene, cosa ti è utile fare nel momento in cui tu ti rendi conto di aver creato nella tua vita delle situazioni che ti danno certezza e sicurezza che in realtà ti stanno bloccando e limitando? Ebbene, hai bisogno di lasciarle andare. In che modo? Beh, intanto hai bisogno di lasciare andare il tuo attaccamento a queste situazioni e devi imparare, ed è importante che tu impari a vivere ascoltando il tuo sentire, che tu possa veramente ascoltarti e fare le tue scelte, non basandoti sulla paura, ma sull'amore, sull'amore nei confronti di te stesso, di te stessa, perché comunque quando tu fai una scelta, se ti basi sul tuo bisogno, di sentirti al sicuro, rischi di tagliare fuori dalla tua vita tutta una serie di esperienze che possono essere molto belle, molto utili, piene di emozioni, che non ti permetteresti di vivere perché comunque quello è un comportamento e anche un atteggiamento legato molto a rimanere in una zona di comodità, che non è una cosa buona per la tua vita. Perché? Perché se nel momento in cui tu scegli di vivere situazioni comode perché hai paura di andare oltre, hai paura di essere quello che sei, ti stai creando un limite veramente grande nella vita. E questo non è una cosa che ti permette intanto di creare un cammino di felicità, di gioia, anche perché noi ricordati che siamo felici quando cresciamo, quando diventiamo la nostra versione migliore, quando ogni giorno siamo contenti di quello che abbiamo costruito, creato, manifestato, sperimentato anche, conosciuto. Quando noi invece ci limitiamo e ci impediamo di fare dei passaggi nuovi, allora in quel momento lì è come se la nostra energia decadesse, scendesse, si abbassasse proprio la nostra vibrazione. E questo non ci consente di avvicinarci ad una vibrazione di felicità. Noi quando scopriamo come dei bambini, immaginati proprio la tua vita come se fosse il giorno di Natale. Quando è che tu sei contento, no? Tu sei un bambino, è il giorno di Natale e trovi sotto l'albero tantissimi nuovi doni. Quelle sono le esperienze della tua vita. E ogni volta che ti avvicini a uno di questi pacchi e stai per scartarlo, lì c'è una grande emozione ed è qualcosa di bello che rende magico quel momento. Nel tuo caso, invece, non stiamo parlando solo del momento di scartare i regali a Natale, ma stiamo parlando proprio della tua vita, della tua esistenza. E quindi è così importante che tu ti permetta di fare nuove esperienze, di donarti dei momenti in cui tu puoi crescere e puoi diventare qualcun altro, oltre a quello che sei stato fino a questo momento. Qualcun altro non perché tu ti snaturi, ma perché tu ti permetti di essere te stesso, di avvicinarti a te stesso, di scoprirti e di crescere ogni giorno un po' di più. Per cui quello che ti suggerisco è di utilizzare la Divine Connection per sciogliere tutte le paure che ti portano ad attaccarti a queste sicurezze di cui abbiamo parlato molto bene nello scorso video, e di liberarti anche di tutto quello che ti è stato detto, che tu hai imparato e che fa parte adesso delle tue credenze, delle tue convinzioni, perché le credenze e le convinzioni sono qualcosa che ti limita. In realtà anche quelle più positive sono qualcosa di limitanti perché ti legano sempre ad un'etichetta e tu non sei etichettabile, sei molto di più di qualsiasi meravigliosa etichetta con la più bella frase scritta sopra. Quindi, tornando alle situazioni che ti creano sicurezza e che ti fanno sentire a tuo agio nella tua zona di comodità, vai a sciogliere tutte quelle che sono le paure che ti limitano in qualche modo e anche i benefici secondari che ti trattengono, e ti fanno sentire bene nel momento in cui tu ti stai limitando. Questo ti sarà molto molto utile per aprirti proprio una strada nuova nella vita e per permetterti di fare delle esperienze veramente magiche.
un po' di tempo fa ho fatto un lavoro con una bellissima anima, con una bellissima persona, dove durante la connessione ricevevo proprio tutta una serie di informazioni per questa persona che l'hanno spinta per mesi a fare nuove esperienze. Lei aveva proprio il compito di fare nuove esperienze tutte le settimane e a volte, forse se ricordo bene, anche tutti i giorni. Quindi la sua vita, grazie a questo lavoro, è cambiata veramente tanto e adesso è una persona che si è aperta a nuove strade, a nuove possibilità. Ovviamente è importante lavorare per te sulla paura per rendere questi passaggi molto più facili, molto più leggeri e anche più piacevoli, perché tu puoi fare questi passaggi rimanendo nella paura oppure godendoti l'avventura. E questo ovviamente è quello che ti auguro, perché questo ti rende tutto molto più leggero, più divertente, proprio come se fossi un bambino che sta giocando. Bene. Allora, mi raccomando, utilizza il metodo Divine Connection. Se non lo conosci ancora, compra il libro Divine Connection, leggilo, imparalo, utilizzalo ed entra nel gruppo Divine Connection su Facebook, perché stiamo facendo veramente un lavoro gigantesco e ti aiuterà proprio a crescere e ad avvicinarti ogni giorno alla versione migliore di te stesso. Ti abbraccio e ti auguro un bellissimo lavoro. Ciao!